Salva Roma, cabina di regia al lavoro in Campidoglio. Il ministro alla semplificazione e pubblica amministrazione Madia, possibilista sulla mobilità interaziendale. Il ministro dell'interno Alfano incontra i prefetti del Lazio sulle emergenze, preoccupano questioni abitative e lavoro, bene la gestione dei grandi eventi. Tarquinia, bimbo morto dopo essere stato dimesso dall'ospedale, due i medici iscritti nel registro degli indagati, attesi ora i risultati dell'autopsia. Taglia la polizia, protesta dei sindaci del comprensorio di Colleferro e della Valle Aniene, il sit-in contro l'annunciata chiusura del commissariato. Il calcio, la Roma tra poco in campo all'Olimpico contro il Torino, Garcia lancia il centrale Toloi in sostituzione dello squalificato Benassia. Lillo e Greg tornano all'Ambra Iovinelli di Roma con Occhio a quei due, un'esilarante lezione spettacolo di psicologia e sociologia applicata. Buonasera, in primo piano la riunione della cabina di regia con il ministro delle infrastrutture Marianna Madia, che si è detta possibilista sulla mobilità interaziendale. Intanto si accende il dibattito tra la CEA e il sindaco sull'ipotesi di ridurre numero e compenso del consiglio di amministrazione, i particolari nel servizio di Antonio Scoppettuolo. E braccio di ferro tra il primo cittadino di Roma e Acea. L'azienda doveva decidere sulla proposta del sindaco Marino di ridurre numero e compenso del consiglio di amministrazione, ma ieri ha rinviato l'assemblea al 5 giugno. Così Marino ha diffidato formalmente il collegio sindacale di Acea e ha chiesto di convocare l'assemblea non oltre il 6 maggio. Io spero davvero che ci sia una riflessione ulteriore e che questa discussione avvenga senza dare la sensazione sgradevole che ci sono 9 consiglieri di amministrazione che vogliono rimanere in bullo donati almeno per un altro trimestre alle loro poltrone con i loro salari. Ma in queste ore si combatte un'altra battaglia che si è spostata in Commissione Bilancio e Finanze della Camera, dove bisogna licenziare il testo sugli enti locali che contiene il famoso Salva Roma per convertire il decreto del governo in legge. Questa mattina il ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, aveva dato la disponibilità del governo per alcuni emendamenti utili per abbattere la spesa corrente del Campidoglio, la mobilità interaziendale e il prepensionamento. La prima permetterebbe ai dipendenti capitolini, 25.000 insieme a quelli dei municipi, di essere assegnati a settori diversi. La seconda, attuabile con una correzione e dunque una deroga alla riforma Fornero. Entrambi gli emendamenti sono stati presentati, ma in casa PD sul prepensionamento si è poco ottimisti. Non escluso che si possa tornare con altri provvedimenti, perché si tratta di una misura che già era stata chiesta dall'Associazione Nazionale dei Comuni. L'uscita dall'organico del Campidoglio di circa 4.000 persone, aveva detto nei giorni scorsi il sindaco Marino, porterebbe ad un risparmio di 160 milioni di euro l'anno. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato oggi una delibera per ampliare le modalità per l'interruzione volontaria di gravidanza medica negli ospedali del Lazio mediante la somministrazione della pillola RU486. Fino ad oggi infatti era previsto che l'aborto medico con la pillola RU486 si potesse effettuare solo in regime di ricovero ordinario della durata di 3 giorni. Con il provvedimento adottato dalla Giunta Zingaretti si stabilisce che il trattamento farmacologico potrà avvenire anche in day hospital. L'emergenza abitativa e la gestione dei prossimi eventi che coinvolgeranno la città di Roma, dalla visita del presidente Obama alla canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, al centro dell'incontro tra il ministro dell'interno Angelino Alfano e i prefetti del Lazio. I particolari nel servizio di Nazario Basili. 51 milioni di euro i beni sequestrati da inizio anno alle organizzazioni criminali a Roma. È cominciato dalla capitale il viaggio del ministro degli interni per conoscere il territorio. Questa mattina nella sede della provincia Angelino Alfano ha incontrato i prefetti delle 5 province del Lazio, Roma, Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone. Al centro del vertice le questioni legate all'ordine pubblico come l'emergenza casa e l'immigrazione. La situazione è serena in tutto il Lazio, ha detto il titolare del Viminale. Roma è pronta ad affrontare i grandi eventi che l'attendono, come la visita di Obama e la canonizzazione dei due papi. Ha affrontato anche il tema della criminalità organizzata. Sul fronte della lotta alle infiltrazioni malavitose, le azioni di contrasto stanno producendo grandi risultati, dimostrati anche dalle confische. A Roma il problema, a nostro parere, più significativo è quello dell'emergenza casa. Il rischio di essere sfrattati o gli sfrattati o gli immigrati, è importante che ci sia un intervento sul prossimo decreto legge. Latina, che è un territorio esposto alle infiltrazioni della criminalità
organizzata, ma dentro le quali efficace, molto efficace anche l'azione delle forze dell'ordine. L'aumento dei numeri dei beni confiscati in provincia di Frosinone, che sono arrivati a 75 e soprattutto amplificati nell'ultimo anno, dà una testimonianza di quanto si affacci la criminalità organizzata sul territorio, ma diciamo che è perfettamente sotto controllo e non desta preoccupazioni particolari. Sul tema della sicurezza, Alfano ha ribadito che l'intenzione è quella di non arretrare neanche di un millimetro. La vicenda del bambino di Pescia Romana morto dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Tarquinia. Oggi l'autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso. Ernesto Oliva. Da un lato l'attesa per i risultati dell'autopsia dopo che questa mattina il PM di Civitavecchia, Bianca Maria Cotronei, ha conferito l'incarico al medico legale. Esami che dovranno chiarire le cause della morte del piccolo Leonardo, 3 anni e 4 mesi, trovato senza vita sabato mattina dai genitori nel suo letto di casa a Pescia Romana. Dall'altro l'inchiesta che indaga sulle cure prestate al bambino lo scorso venerdì sera al pronto soccorso dell'ospedale di Tarquinia. I genitori di Leonardo ve lo avevano portato preoccupati per un violento attacco febbrile. I sanitari avevano diagnosticato una faringite e prescritto un antipiretico e un antibiotico prima di dare il via libera al ritorno del piccolo a casa. 2 medici sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo. La procura starebbe aspettando l'esito dell'autopsia prima di interrogarli. Altri accertamenti sono stati invece condotti dai carabinieri del NAS all'interno dell'ospedale dopo che sulla tragedia era intervenuto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, chiedendo un'indagine sui fatti compiuta ieri. L'esito delle verifiche condotte da 2 ispettori sarà oggetto di una relazione che sarà presto consegnata al ministro. Avviso di garanzia per uno dei giovani che partecipò al pranzo dei 100 giorni a Borgo Carso nei pressi di Latina. Di ritorno dalla festa, un furgoncino si ribaltò e 2 ragazzi morirono. Altri 2 sono ancora in coma. La procura sospetta che fosse in corso una gara di velocità. Mauro Maulucci. Uno studente di 18 anni è stato iscritto sul registro degli indagati dalla procura di Latina nell'inchiesta sulla morte di Gabriele Montecalvo e di Kuma Rakesh, i 2 ragazzi di Latina e Pontinia del 5° anno dell'Istituto Commerciale Mattei, morti l'11 marzo in un drammatico incidente stradale nel giorno del MacPicento. L'atto è dovuto perché l'amico delle vittime guidava un'altra auto presente sul luogo del sinistro, anche questa proveniente dalla festa dei 100 giorni dall'esame di maturità che si stava svolgendo al ritrovo di Borgo Carso, a 15 km da Latina. Il sostituto procuratore Gregorio Capasso, titolare dell'inchiesta sull'incidente, ha disposto una serie di accertamenti tecnici anche per verificare se la seconda auto abbia avuto un ruolo nello schianto. Tra le ipotesi al vaglio della procura, infatti, c'è quella che il Fiat Doblò con a bordo le vittime e 2 compagni di scuola tuttora ricoverati in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'ospedale finì contro un muretto in cemento a causa di una folle gara di velocità tra i 2 mezzi. Sit-in di protesta dei sindaci del comprensorio di Colleferro e Valle Aniene che si oppongono alla chiusura del locale commissariato. Betty Beltrami. È stata una protesta pacifica ma ferma quella dei sindaci del territorio che hanno manifestato nella sede del commissariato di Colleferro per ribadire il loro no deciso alla chiusura del presidio locale a cui fanno capo 18 comuni. Gli amministratori hanno sottoscritto un documento sottolineando la convinzione che l'intero presidio di Colleferro, costituito da commissariato, polizia stradale e ferroviaria, sia un irrinunciabile punto di riferimento per i cittadini di una vasta area che conta più di 97.000 abitanti. Ora noi siamo qui oggi come poliziotti, ma principalmente per difendere il diritto alla sicurezza dei cittadini. Cittadini che non possono essere abbandonati chiudendo una struttura che oltretutto è stata inaugurata l'anno scorso, per la quale si dovranno continuare a pagare affitti per 5 anni. Colleferro è una situazione particolare, abbiamo degli stabilimenti di esplosivo, abbiamo i termovalorizzatori, non possiamo rinunciare al commissariato. Senza fare un'azione preventiva di polizia, di sicurezza, rischiamo veramente di abbandonare il nostro territorio. Quindi riteniamo opportuno, importante, fondamentale che questo presidio resti. Il commissario di Colleferro strategicamente è molto importante in un punto molto vicino al nord della Campania.
è molto vicino alla provincia di Frosinone, dove c'è un alto sviluppo dell'usura e della criminalità che subisce l'influsso della camorra. Un distaccamento da potenziare ulteriormente per rafforzare la sicurezza di un'area così vasta che va da Roma a Frosinone. Le ripercussioni psicologiche della violenza domestica sui minori è l'argomento della rubrica Il Rosa e il Nero di Antonella Armentano. Bambini che piangono, si pavalizzano o che usano il loro corpo come scudo in funzione protettiva, perché dietro ad ogni donna picchiata o ridotta in schiavitù c'è sempre un ragazzino colpito indirettamente dalla stessa violenza. Il Telefono Rosa ha stimato che nel 29% dei casi i figli reagiscono attivamente per difendere la madre, figli che rappresentano o il motivo per resistere ai soprusi o la ragione per uscire dal tunnel. È il caso di Omar, 10 anni, passati tutti ad assistere agli abusi e alle vessazioni del padre. Proprio grazie ad Omar, sua madre, Maria, tunisina, è riuscita a ricominciare una nuova vita. Maria da qualche mese a Roma non parla la nostra lingua e non ha amici. A dare voce alla sua sofferenza infinita è Fatima, mediatrice culturale nei centri antiviolenza. Maria ha subito violenza economica, sessuale, prima di tutto, fisica e economica. E dall'inizio del matrimonio che lei subisce tutte queste violenze. Il marito la stava aggredendo e il figlio l'ha sentito perché non ce la faceva più. A un certo punto ha iniziato a urlare a voce alta e il bambino l'ha sentita, il bambino grande, e il bambino è entrato per difendere la mamma. Possiamo dire che è lui che ha dato questo coraggio alla mamma di scappare da casa. Grazie all'aiuto di Telefono Rosa, oggi la donna è tornata a una vita normale, lontana dall'uomo che le ha reso la vita un inferno. Un fenomeno, quello dei bambini che assistono alle violenze, drammaticamente sottostimato, sottolineano gli esperti, e che provoca diversi problemi e cambiamenti nei bambini, dai comportamenti aggressivi allo scarso rendimento scolastico, disagio che spesso viene manifestato nei disegni. Ferite voi, feriti noi. La nostra forza fisica non è il segno della nostra mascolinità. La violenza sulle donne è un problema di tutti. Combattiamolo insieme. Nella ricorrenza della firma dei trattati di Roma, che avvenne il 25 marzo del 1957, in Campidoglio studenti e docenti universitari, associazioni della società civile, hanno incontrato la Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo. We the People, un'unione europea per tutti noi, è il titolo di questa iniziativa, che ha visto confrontarsi giovani istituzioni sul tema e sull'eredità dell'Europa. Gli universitari hanno posto una serie di domande ai membri della Commissione. 100 sogni morti sul lavoro, e questo è il titolo dell'installazione realizzata da Gianfranco Angelico Benvenuto e che sarà esposta fino al 28 marzo sulla scalinata del Vignola in piazza del Campidoglio a Roma. Un monito contro le morti violente è stata montata oggi, giornata dedicata alla sicurezza nei cantieri. L'allestimento, che ha toccato altre città italiane, è giunto a Roma grazie alla Federarchitetti con il Sindacato degli Architetti e degli Ingegneri di Roma. Siamo allo sport e al calcio, il turno infrasettimanale, tra poco la Roma ospiterà il Torino, in campo torna De Rossi, per le ultime dallo Stadio Olimpico per noi c'è Simona Rolandi. Buona serata dallo Stadio Olimpico di Roma. Blindare il secondo posto è l'obiettivo della squadra di Garcia contro il Torino. Quel Torino, avversario ostico, che nella gara d'andata bloccò la serie vincente di 10 successi consecutivi dei giallorossi, finì infatti 1-1. Tanti motivi di interesse di questa sfida. Uno su tutti, il confronto tra destro e Immobile, un confronto con vista Brasile, 16 gol del capocannoniere Immobile in condominio con Tevez. E poi l'esordio ufficiale in maglia giallorossa del difensore Toloi ha la sua grande occasione questa sera, considerando la squalifica di Benatia. La linea difensiva sarà completata da Castan Romagnoli e al 90% da Toro Sidis, considerando che Maicon non sta bene. Torna De Rossi dopo le 3 giornate di squalifica, mentre Totti festeggia la 700ª presenza in maglia giallorossa. A completare il reparto avanzato destro e Gervinho. In tribuna ci sarà il presidente della Roma Pallotta, che come sapete domani in Campidoglio presenterà il progetto del nuovo stadio. Dallo Stadio Olimpico è tutto. Grazie a Simona Rolandi. Il prefetto di Roma ha chiesto il rinvio di Roma-Milan del 27 aprile perché quel giorno è in calendario la canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII.
Alla Lazio toccherà domani sera, trasferta delicata quella con il Genoa, per Reja che ha gli uomini contati. Klose non è stato convocato, torna alla difesa a 3 e possibile esordio per il portoghese Postiga. La partita sarà arbitrata da Peruzzo. Cleto Romantini. È una Lazio in piena emergenza, quella che domani sera scenderà in campo a Marassi contro il Genoa. Oltre allo squalificato Lulic mancheranno per infortunio Marchetti, Klose, Biglia, Siani e Pereirigna. Mentre sono presenti a sorpresa tra i convocati Dias e Biava, anche se difficilmente giocheranno dall'inizio. Reja mastica ancora amaro per l'occasione sprecata contro il Milan domenica scorsa. È chiaro, ti resta un po' di arrabbiatura, no? Per non aver centrato questo obiettivo, perché era nelle nostre possibilità, considerando come si è svolta la partita, però questa la lasciamo lì e da oggi cominciamo a pensare a quella di Genoa, a cercare di recuperare dei punti che abbiamo perso in casa. Il tecnico goriziano potrebbe affidarsi al 3-4-3 con Biava, Radu e Novaretti in difesa, Cavanda e Conco sulle fasce e Ledesma e Gonzales in mezzo. In attacco confermati Candreva e Keita, mentre Perea si accomoderà in panchina e pronto all'esordio dal primo minuto il portoghese Elder Postiga. Potrebbe, se ieri ha lavorato, mi sembra che stia bene, sia anche in ottima condizione. È chiaro che non posso pretendere a lui che mi risolva i problemi della fase offensiva, però se sta bene è chiaro mi interesserebbe anche poterlo impiegare dall'inizio. Presentato stamane nella Sala Marconi della Radio Vaticana, il primo galà dedicato allo sport paralimpico che si terrà il 4 e il 5 ottobre prossimi a Città del Vaticano, dal titolo Believe to be Alive, un messaggio che riesce a coniugare i valori della fede cristiana e quelli dello sport. Arriveranno a Roma per la prima volta atleti paralimpici da tutto il mondo e incontreranno Papa Francesco. Sarà allestita una palestra all'aperto, poi alle 12 gli atleti pregheranno con Papa Francesco in occasione dell'Angelus. All'Accademia di Romania Valle Giulia, a Roma, la mostra di Philippe Casanova. Le opere dell'artista francese ritraggono scorci e particolari della Roma barocca. I particolari nel servizio di Andrea Marin. È nervosa, possente, vivace la pittura di Philippe Casanova, artista parigino che, giunto a Roma una dozzina d'anni fa, è rimasto affascinato dalla grandiosità e ricchezza del barocco romano, stabilendosi nella città eterna. Le sue pennellate decise rincorrono quelle sinuosità dove la luce diviene protagonista, rimbalzando e diffondendosi tra gli elementi curve e linei che paiono animarsi all'occhio ammaliato dello spettatore. Così scorci d'interno di chiese e palazzi romani, nei quali la luce filtra tagliente come una lama, sono divenuti i suoi soggetti tipici. Guardati sempre però con una visione particolare. E non è una visione statica, è un cammino di una persona che ad esempio entra in una chiesa e alza la testa e improvvisamente scopre una visione favolosa e estremamente potente. Ora una mostra all'Accademia di Romania a Roma presenta le sue magnificenze barocche ispirate a quell'urbe che di tale stile divenne crogiolo artistico dalla fine del Cinquecento con Sisto Quinto Peretti, per esplodere in quel mezzo secolo d'oro tra il 1623 e il 1667 con i tre pontificati di fila magnifici per l'arte di Urbano VIII Barberini, Innocenzo X Panfili ed Alessandro VII Chigi. La pittura di Casanova non è pura rappresentazione didascalica, fotografica, degli elementi architettonici, ma interpretazione personale dei luoghi sacri e dei palazzi patrizi, alla ricerca della sensualità delle forme, come la magnifica Galleria Lepanto di Palazzo Colonna, dove il capitello protagonista è capace di far viaggiare la mente nella grandiosità e ricchezza dell'uomo. La cromaticità viva accende le tele di questo ricercato pittore, capace di scoprire chiese poco conosciute, mai banali, dove però la sferzata barocca è sempre viva come elemento di stupore. Ma il barocco è proprio nell'anima di Casanova che riesce a trovare questa visione anche nel semplice accumulo d'arte in un negozio d'antiquario, dove il suo universo onirico si immerge tra la realtà e l'irrealtà. Lillo e Greg tornano all'Ambra Juvenile di Roma con Occhio a quei due, un'esilarante lezione spettacolo diretta da Pino Quartullo. Rossella Alimenti. Ciao! Ammazza, quanto sei buona! Grazie. 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 Una risata surreale quella di Lillo e Greg, la coppia di comici romani al secolo Claudio Gregorio e Pasquale Petrolo, che riescono a strappare al pubblico in occasione dello spettacolo Attenti a quei due, in scena all'Ambra Juvenile, sino al 30 marzo. Il nostro messaggio è quello di divertire, far sorridere, far ridere. E devi avere nel nostro campo, devi avere un'infarinatura di quello che è l'umorismo. Quindi, perché poi ti viene dalla passione, quindi insomma saperne un po'
da Aristofane, Plauto, Orazio, fino a passare al teatro, alla commedia dell'arte, al feuilleton, Goldoni. Il vivere quotidiano con i vizi, le nevrosi, le paure portano l'ormai consolidata coppia di spettacolo a mettere il riflettore sulle ansie dell'uomo moderno. Per noi Roma è casa. Agli inizi siamo stati subito accolti bene, anche quando eravamo assolutamente sconosciuti, per cui come dire, Roma rimane la città che ha decretato, che ha deciso per noi il nostro, questa attività, perché noi abbiamo cominciato per gioco a esibirci nei locali e poi il pubblico romano invece è venuto sempre più copioso e ha deciso che dovevamo andare avanti. Claudio Saluzzi, anche di Claudio. Oh. Ed è tutto, il TG Lazio torna a 12:10, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.